A te, a tutti, ciurma, benvenuti da Cecherino in questo nuovissimo episodio su Rime. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. E che dire, la volta scorsa eravamo arrivati fino a qui, dove appunto avevamo visto questi due affreschi, ragazzi, uno dei quali di sicuro raffigura il nostro piccolo Red, e nell'altro sembrerebbe esserci un re purtroppo triste, insomma, è lì angosciato da qualcosa, per cui, oh mio Dio, ci accingiamo ad attraversare questo lunghissimo ponte, ragazzi, che ci sta portando a quella colonna così imponente che sembrava essere, insomma, il nostro obiettivo fin dall'inizio. Per cui vediamo un attimino che cosa succederà adesso, perché sono veramente molto molto curiosa, in quanto, come ho detto la scorsa volta, questo gioco comunque ha continuato a rimanere un mistero, ragazzi, sin dall'inizio, perché non ci è stato spiegato assolutamente niente, cioè siamo stati buttati qui in questo mondo impersonando questo ragazzino che non sappiamo minimamente chi sia e da dove venga, per cui adesso apriremo questo portale, ecco qua, e siamo dentro, raga, attenzione perché siamo dentro, la porta si è chiusa dietro di noi. Possiamo arrampicarci qui? Io mi chiedo comunque sempre dove sia Toby, perlomeno, e anche Mr. Journey, dove diavolo sia. Andate attraverso la saliva. Possiamo arrampicarci su per queste radici e dopodiché buttarci di qua e tirarci su. Ok, continuiamo a seguire queste scale, ragazzi. Con molta incredibile destrezza riusciamo a saltare da una scala all'altra. E vi ripeto, io sto fremendo veramente di curiosità perché voglio vedere dove ci sta portando tutto questo effettivamente. Ci arrampichiamo anche sopra queste radici ed eccoci qua, siamo in cima. Qua sembrerebbe esserci un meccanismo di cui dobbiamo occuparci per evidentemente formare un altro ponte. Là sotto, là in fondo, se non sbaglio, vedo Mr. Journey che ovviamente con immensa pazienza è lì ad aspettarmi mentre cerco di risolvere questo nuovo piccolo enigma. Allora, vediamo un attimino, questa posso girarla? No. No, che mi state a dì, no, che mi state a dì! Posso controllare il sole? Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Allora, aspetta. Qua, ah, ok, l'ombra questa, ragazzi, attiva quella roba lì, ovviamente. Il punto è che abbiamo formato solo mezzo ponte e qua quest'altra. L'ho fatto senza saperlo, raga! Oddio, che meraviglia, bellissimo! Oh mio Dio! Red, che sta succedendo, Red? Grande, incredibile magia, ragazzi. Siamo riusciti, per fortuna, a completare in pochissimo tempo questo piccolo enigma. E questa è la torre. Non eravamo già adesso in cima alla torre. Stiamo, ragazzi, per addentrarci all'interno di questa torre incredibile. Mr. Journey, come sempre, se non ti dispiace aspettarmi o magari probabilmente farei come hai fatto fino ad adesso, sempre praticamente, cioè sparire l'attimo prima che io possa raggiungerti e magari farti qualche domanda. Ovviamente, vero? Che farei così. Guarda Toby come gli va appresso. Eccolo là, se ne va. Se ne vanno entrambi, come sempre. Mister Journey, aspettami! Maledizione. Ok, mi stavo un attimo guardando intorno per vedere se ci fosse qualcosa qui, ma sembrerebbe di no. Oh, questo sembrerebbe essere un trono più che una statua, ragazzi. Sembra un immenso trono. Per cui vorrei tanto sapere, Mr. Journey e Toby, dove diavolo stanno cercando di condurmi, raga. Ecco qua. Entriamo pure in questo.
questa nuova stanza e oh mio Dio, qua è tutto dannatamente oscuro. Tutto si illumina al nostro passaggio, ragazzi, questo vorrà pur dire qualcosa, non credete? Madonna, oh, ci si aprono le porte senza manco battere ciglio, ma siamo dotati di un potere inimmaginabile. Intanto, ragazzi, continuiamo a procedere all'interno di questa incredibile struttura. Minchia, sta torre era veramente gigantesca, perché non l'avrei mai detta così grande. Ok, allora, aspettate un attimo, qua c'è già un vaso che non so cosa potrebbe fare. Ok, se gli urlo addosso si spacca in pratica, cioè le mie corde vocali sono così potenti che posso spaccare anche i vasi. Allora, di qua immagino che possiamo procedere anche da sta parte. Allora, adesso è un attimo un problema questo, perché mi si è aperta una piccola strada, una piccola apertura qua dietro il vaso. Allora, direi un attimo di dare prima un'occhiata qua dentro, perché probabilmente ci sarà qualcosa da prendere. Oh! Pizzica come si illumina tutto. Incredibile! Allora, qua non possiamo fare niente. Qua... E niente. Sembrerebbe che non possiamo fare nient'altro qua dentro, ragazzi. La cosa mi sembra un po' strana, sinceramente, ma fa niente. Fatemi vedere pure di qua cosa c'è. Immagino che queste due strade laterali conducano alla stessa strada al centro, probabilmente no, però vabbè, continuerò da questa parte visto che ormai sono di qua. Qua c'è un altro vaso che spaccherò prontamente con la mia incredibile voce ed entrerò anche qui. Ok, ho attivato questo fuoco, posso attivare anche quest'altro fuoco e anche quest'altro fuoco. Mizzica, fino a dove sto arrivando? Oh, impressionante sta roba. Ah, mizzica, sto per uscire da quest'altra parte, raga. Qua c'è un altro vaso che ci blocca la strada, ma ovviamente non è un problema per noi. Ed eccoci qua. Dove sono riuscita? Non ne ho la minima dannata idea. Fatto sta che andrò da questa parte. L'istinto mi dice di andare di qua, anche se qua sembrerebbe esserci anche un'altra strada. Probabilmente è dove ci avrebbe condotto l'altra strada laterale, quella a destra, raga, perché mi sa proprio che è qui che dobbiamo andare, insomma. Per cui continuerò ad addentrarmi qui in questa incredibile struttura. Ecco fatto, io continuo ad appiccare i fuochi così totalmente a caso, perché ho proprio voglia di far... Ma qua sembra da dove sono arrivata adesso, o sbaglio? Sbaglio. Mister Jerry, ma mi potresti dare indicazione o due, magari? Oddio, però la tua presenza è sempre così dannatamente inquietante. Non me ne volere, non intendo dire assolutamente niente, non è un'offesa, ma... Oh mio Dio. Wow, ma allora sappiamo anche cantare oltre a gridare. Aspettate un attimo, raga, perché qua la strada si interrompe, però posso saltare di qua, ovviamente, e andare anche da quest'altro vaso e fare questo. Oh, ma che cosa tenera, è bellissima. Allora, fatemi vedere un attimo di qua cosa c'è. Qua c'è un altro idolo. Non so perché sto facendo questo effettivamente, perché il mio istinto mi dice di andare direttamente da Mr. Journey, ma qua c'è un ambiente totalmente esplorabile. Direi di dargli una possibilità, raga. Ok, qua c'è un altro idolo. Aspettate che me lo stavo per perdere. Ah, comunque li stavo accendendo piano piano. Li sto accendendo tutti. Probabilmente è importante fare questa cosa, ragazzi. Per cui continuiamo a seguire la strada degli idoli. Ecco fatto. Ne ho acceso anche un altro. Vediamo un secondo se qua ce n'è un altro. Sembrerebbe di no, qua la strada si interrompe, per cui continuerò da quest'altra parte. Vediamo un attimo se trovo anche altri idoli. Sì, ne ho visto un altro qua, raga, che nell'oscurità non si vedono tanto bene, eh? Effettivamente, sono nascosti
I maledetti piccoletti. Ok, ne ho visto un altro là in basso. Oh Gesù, cerchiamo di non cadere però. Ecco qua, ce n'è un altro qui, raga. Ecco fatto. E qua ce n'è un altro per caso? Mi sembra di no. Ok, qua riusciamo da dove siamo arrivati adesso, per cui continuerei da questa parte. Vediamo un attimo se qui c'è qualcosa. Ok, sembra di no. Va bene. Proseguiamo di qua allora, senza indugio alcuno. Qua c'è un altro, meno male mi sono avvicinata perché non l'avevo visto, raga. Qua c'è un altro per caso? Sembrerebbe di no. Ok. Oh mio Dio. Io avevo cominciato a esplorare, non mi sarei mai immaginata che... Ah no! Porca vacca miseria, dove sono riuscita adesso? Qua da dove sono arrivata, vero, se non sbaglio? Sì. Per cui, allora, mi sa che li ho accesi tutti. No, no, aspetta, mi manca ancora quest'altra zona qui a sinistra, ragazzi. Che direi che è il caso di esplorare, perché... Ok, infatti non li avevo accesi tutti ancora. Ecco fatto. Di qua non ce ne sono più. Qua in mezzo non ce ne sono, siamo sicuri? Mi sembra un po' strano. È come se ci fosse un buco qui effettivamente, eh? Ecco qua, infatti, avevo ragione. Li ho accesi tutti? Non lo so sinceramente. E non so nemmeno perché avrei dovuto accenderli tutti. Effettivamente, aspettate, perché qua c'è un'altra scala che era un po' nascosta. E... oh, qua c'è... oh, cosa c'è qui? Oh mio Dio, fermi un attimo. Oh Gesù, cosa c'è qui? Fermi. Che la cosa mi sta preoccupando non poco. No, sali Red, sali, aspetta. Ecco, meno male che si è acceso quest'altro, perché... Ok, così sì. Cosa sarà mai sta luce, ragazzi? Andiamo a vedere. Oh mio Dio, salve. Cos'è lei? Perché vi sbiglia? Una presenza luminescente, ma perché poi è sparita? Cioè, a cosa è servito allora? No. Ok, meno male che siamo rinati qua, per fortuna. Ok, attenzione, eccoci qua. Non so, ragazzi, cosa diavolo fosse quella roba, effettivamente. Non so perché abbiamo dovuto fare tutto sto gran casino, sinceramente, ma... poco importa, gli idoli credo di averli accesi tutti. Credo, non sono sicura al 100%, però poco importa. Direi che non ci resta altro, ragazzi, che andare dal nostro caro Mr. Journey, che ci ha aspettato con molta pazienza. Per cui, caro Mr. Journey, continui a non parlare. Aspetta, perché qua non mi arrampico manco se mi sparo. Aspetta un attimo. Ecco, e allora, sì, è un gran bel problema, ragazzi, perché pensavo di aver risolto il problema, ma col cavolo, non abbiamo potuto arrivare a Mr. Journey. Ah, aspettate, mi sa che ho trovato la strada, raga. Qua, tra l'altro, c'era un altro idolo che non avevo illuminato. Queste sono le scale, oh, ok, per raggiungere, ecco. Per raggiungere, ovviamente, Mr. Journey, che già è sparito bellamente. Mi ha salvato la partita. Speriamo sia un buon segno. Buttati pure, Red. Oh mio Dio. C'è stato un attimo tipo di panico. Va bene. Continuiamo di qua. Mr. Journey? Non c'è più musica. Ah, ok. Ok, già stavo entrando in panico. Mr. Journey, sei qui? Perché non hai acceso le luci? Maledizione. Ok, il pad non mi funziona proprio alla grande, la levetta, eh. Mi sa che dovrei ricontrollare. Cerchiamo di accendere quante più luci possibili. Non so se magari serve per arrivare lì alla fine. Sinceramente non lo so, ma nel dubbio, visto che lì in fondo c'è un fuoco, ragazzi, li accenderei tutti. Tanto non mi costa niente, insomma.
Ok. Continuiamo così, red, senza timore red, senza paura red, anche se non sappiamo dove siamo red, eccoci qua. Ok. E Toby? Wow. Che posto magico, raga. È proprio il termine esatto, un posto magico. Mizzica, devo arrivare veramente fino in cima? Ma state scherzando? Che è un casino arrivare fin lì. Mr. Journey, quanto vorrei che mi parlassi. Perché te ne vai? Perché ti guardi e te ne vai? Perché mi guardi e te ne vai così? Sono pure dislessica, non so più parlare oggi. Mischio le parole in una maniera oscena. Ok. Wow, che cosa meravigliosa, raga. Io non so se la scala ci sarà fino a sopra. Probabilmente sì, spero di sì. Perché sennò dovremmo tipo trovare qualche modo per arrampicarci o una roba del genere. Però per adesso la scala sembrerebbe durare ancora, Per cui, ok, durare perlomeno fino a qua, fino a sto piano. Abbiamo visto che ci sono un sacco di piani, ragazzi, fino a dove era arrivato Mr. Journey, Per cui dovremmo entrare in questo antro con questa luce incredibile. Ah, oh. Oh mio Dio. Mi sto avvicinando alla luce. Mi avvicino alla luce, oddio. La cosa mi fa un po' paura perché sembrerebbe esserci una specie di risucchio verso quell'apertura a forma di chiave. Red, non avere paura, Red, ci sono io qui con te, Red. Continuiamo così, Red. Oh mio Dio. Emozione, 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 perché non so cosa sta per succedere. Dove diavolo sono? Oh! Quello sì che è il nostro mantello! Dobbiamo riprendercelo, Red! Oh mio Dio. Oddio, ok, questo posto sembrerebbe essere qualcosa tipo di super onirico, ragazzi. Direi che ci fermiamo qui perché mi ha appena salvato la partita e la prossima volta riprenderemo esattamente da qui. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.